Amici di Varese Sport, proseguiamo con il nostro viaggio per i 25 anni dello Scudetto della Stella e oggi abbiamo uno dei protagonisti principali di quella vittoria, ovvero coach Charlie Recalcati. Coach, grazie intanto per essere qui con noi. Coach, Grazie a voi per l'invito, sempre un piacere. allora riviviamo un po' quell'annata, partiamo dall'inizio, partiamo intanto dall'estate e da come nasce l'idea poi di quella squadra. Ma l'idea di quella squadra è iniziata nell'anno precedente, quando io arrivai a Varese. Chiaramente il primo tassello fu Sandro De Paul, perché io avevo un'idea in testa che avevo maturato nella mia esperienza di Reggio Calabria, in cui in una annata particolare avevo avuto i miei tre lunghi, che erano tutti e tre tiratori da tre punti. Era una cosa un po' innovativa, perché chiaramente allora non si pensava mai che i lunghi potessero uscire così tanto lontano dal canestro. Però in quell'esperienza, insomma, avevo visto che la squadra ne aveva dei grossi vantaggi dal punto di vista della fluidità, della possibilità di variare le soluzioni. E quindi nel momento in cui sono venuto a Varese, devo dire che ho trovato in Gianni Chiapparo e nel presidente Bulgheroni un'apertura totale nel sperimentare e nel guardare a nuove strade. E uno dei giocatori che per me poteva essere l'ideale per interpretare un po' questa situazione, paradossalmente, perché fino a quel momento lì Sandro De Paul aveva giocato alla piccola, aveva giocato alla piccola guardia. Però lo vedevo come arma tattica, come secondo lungo nello sfruttare le sue doti di tiratore anche da tre punti, ma soprattutto di ball handler. Chiaramente non fu facile con Sandro all'inizio, perché chiaramente lui arrivava dalle abitudini con Tanjevic, Nazionale, Milano, dove giocava effettivamente da esterno. Però ci siamo confrontati, gli ho spiegato quello che era la mia idea, che poteva anche acquisire dei vantaggi poi per il proseguo della sua carriera. Siamo arrivati, come sempre, era un compromesso, no? Perché lui dice: sì, io mi sento guardia, ho bisogno anche di palleggiare. Allora gli ho detto: Sandro, facciamo una cosa. Ogni rimbalzo difensivo che tu catturi, non fai l'apertura al Pozza né a Menico, fai tu il playmaker e porti tu la. E quindi con questa, diciamo, situazione, abbiamo trovato un modo per iniziare. Poi lui si è impadronito del ruolo, diventando poi determinante. E quindi lì, diciamo che l'idea è stata gettata. Chiaramente con Gianni Chiapparo siamo partiti per gli europei, che in quel periodo si giocavano in Spagna, alla ricerca di un'ala piccola. Proprio perché Sandro De Paul doveva essere il nostro numero 4. Abbiamo visto chiaramente le squadre di fascia medio-bassa dove avevano giocatori che potevano interessare a noi. Avevamo trovato Lokmanchuk, che era un giocatore ucraino, e lì ci diede una grande mano Sasha Volkov, che io avevo avuto a Reggio Calabria come giocatore, con cui ero rimasto in buoni rapporti, e lui ci ha dato una mano, insomma, a far sì che Lokomonciu arrivasse a Varese. Poi dopo, come spesso succede, ci si mise di mezzo la sfortuna, per cui lui si ruppe una mano, torna su Komazek, che era già stato a Varese. Comunque, diciamo che l'idea, ecco, di avere una squadra un pochino più duttile, un pochino meno canonica, ecco, nasceva proprio da quell'anno lì. La conseguenza poi è stata che chiaramente al secondo anno, quello che poi dopo ci ha portato alla vittoria del campionato, incrementassimo ancora di più questa mia voglia, questo mio desiderio di avere due lunghi che potevano essere perimetrali, no? E chiaramente già Galanda era il giocatore che nella mia idea, nella mia fantasia, ricopriva esattamente
quel ruolo, però io avevo bisogno che giocasse pivot. E quindi lo chiamai. Chiamai Jack e gli spiegai il mio progetto. E lui chiaramente fino a quel momento lì aveva giocato prevalentemente sia in nazionale che nelle varie squadre, Verona, Fortitudo, da ala forte. E io gli dissi che l'idea mia era quella di affiancarlo a Sandro De Paul, che Sandro De Paul sarebbe stato il 4 titolare e lui avrebbe giocato da pivot. E Jack rispose con entusiasmo perché chiaramente l'intento suo era quello di giocare principalmente. E quindi capì che aveva la possibilità effettivamente di giocare parecchio nella nostra squadra. E poi fece una considerazione: dice, ma io nel settore giovanile ho giocato pivot, per cui devo fare una cosa che ho già fatto, quindi torno a giocare pivot, problemi non ce ne sono. E così abbiamo un pochino chiuso il cerchio sul discorso di avere i due lunghi o pseudo lunghi che potessero essere perimetrali per dare possibilità poi a giocatori capaci a quel punto lì o di penetrare o di andare a giocare loro in posizione di pivot basso. Nella stagione precedente Gianni Chiapparo aveva già individuato in Mrsić il giocatore ideale come secondo straniero. Però Verico arrivava da un periodo di stop perché era stato infortunato e quindi al di là della prelazione che noi avevamo su Mrsić lo lasciamo andare in Lituania dove dal nostro punto di vista era un anno in cui avevamo la possibilità anche di verificare il suo pieno recupero e così in effetti fu. Per cui passato quell'anno Verico arrivò a Varese ed era quella tipologia di giocatore che poteva adattarsi benissimo a giocare con due esterni come Pozzo e Andrea, con due lunghi come Sandrino e come Jack, con la possibilità e la sua abilità di andare a giocare anche vicino a canestro. A questo si aggiunse anche il fatto che tornò a Varese Cerco Vescovi, quindi un altro giocatore che aveva la possibilità di sfruttare gli spazi che venivano creati appunto da Sandrino e da Galan. Però è chiaro che comunque un pivot avevamo bisogno, perché comunque almeno come opzione, no? Anche se non come soluzione primaria, provammo per buona parte dell'estate Mujezinovic e fu un giocatore che entusiasmò tutti. Io mi innamorai per la sua disponibilità, per l'aggressività, per la fisicità che era capace di dare. I compagni chiaramente stravedevano per lui, perché era un giocatore che portava la squadra tanto senza togliere niente a loro, però nel momento in cui la società gli sottopose un contratto, chiaramente la problematica fu che il costo era eccessivo. Quindi Varese giustamente in quel momento guardava sì ad avere la squadra più forte possibile, però nello stesso tempo non fare il passo più lungo della gamba. E quindi la proprietà mi disse di no. Mi dice di no, il mio zio dice, non ci arriviamo e quindi E quindi a dobbiamo quel andare su un punto giocatore più si giovane. E inserì Santiago. arrivò Santiago. Arrivò Santiago e devo dire che fu fantastico all'inizio perché lui arrivò dove io lo avevo accettato, devo essere molto sincero, no? Per me era una situazione di rimedio. Per i compagni di squadra che ormai si erano fatti l'idea di giocare con un giocatore diverso, molto aggressivo, molto difensivo, come Mujezinovic, all'inizio direi che non furono così entusiasti, no? La grandezza di Daniel fu che lui arrivò e nel primo mese in cui obiettivamente non lo considerava nessuno, l'allenatore lo considerava pochissimo, compagni di squadra altrettanto o poco di più, e lui ebbe proprio una forza caratteriale e morale invece di superare questo periodo che poteva essere di disagio, farsi apprezzare da me e farsi apprezzare ancora di più dai propri compagni di squadra, e quindi a quel punto abbiamo trovato il centro. A lui si aggiunse Zanos Fortes, che era un giocatore che era il cambio naturale del centro, però molto sacrificato perché è evidente che per me l'altro centro era Jack Galan. E quindi
si andò così a completare il pacchetto di lunghi. Arrivò Giadini, arrivò Bianchi, quindi Van Velsen restò perché era nei 12 anche l'anno precedente e anche negli anni in cui non ero arrivato ancora a Varese. E quindi cominciamo questa avventura con una squadra che a me piaceva molto, divertente. Divertente perché mi dava la possibilità appunto di sviluppare questa mia idea di avere di fatto 5 giocatori che potessero giocare sul perimetro. Chiaramente venne aiutato dal fatto che sia Galanda che De Paul, assieme a Vescovi, quell'anno furono i giocatori che tirarono meglio da 3 punti della squadra, dal punto di vista delle percentuali. E quindi questo aprì veramente degli scenari pazzesche per le penetrazioni del Poz, per il Menego che poteva giocare in tutti i ruoli dell'attacco e della difesa, Cecco Vescovi che era il jolly perché il primo cambio per me era Cecco e poteva entrare al posto di chiunque, quindi non avevo bisogno di mettere un playmaker al posto del Poz perché poteva giocarci Andrea, non avevo bisogno di mettere una guardia al posto di Andrea perché ci poteva giocare Mercy e così via. E quindi è una squadra che chiaramente per quanto riguarda l'idea dell'allenatore, mi dava veramente talmente tante sicurezze e tante varianti tattiche che diventava facile anche allenarla. Oddio, allenare Poz e Andrea Meneghin di facile non c'è mai niente. Però diciamo così, insomma, che nel loro modo di essere diversi, perché sono molto diversi, no? Perché Andrea è un giocatore totale, giocatore disponibile, giocatore di grande sacrificio, le discussioni veramente con il Poz erano se Andrea era il miglior giocatore europeo o meno, se ci fosse qualche altro giocatore che potesse, però perché lo apprezzavamo tutti e due, cioè il discorso si discuteva su dei dettagli, insomma, non sulla sostanza. Però ecco, per dire che chiaramente. E poi avevamo il Poz che avevamo fatto una squadra dove apparentemente lui si sentiva senza cambi, perché il segreto era quello che lui si dovesse tranquillo, sentirsi tranquillo di giocare sempre, no? Mentre poi questo non succedeva, ovviamente, no? Però avevamo preso un playmaker che era Bianchi, che non aveva esperienza di Serie A e quindi lui non lo vedeva come un grandissimo rivale. Gli altri due cambi suoi erano il Menego e Giadini, che non erano prettamente dei playmaker, per cui lui si Si sentiva è tutelato. rafforzato ancora di più nella convinzione che alternative non ce n'erano. E quindi questo dal punto di vista psicologico sicuramente ha giocato benissimo a suo favore e anche a nostro favore, poi dopo chiaramente le rotazioni erano tali, per cui poi chiaramente anche lui quando doveva andare in panchina andava. In quella stagione un momento negativo è stato la sconfitta in Coppa Italia Con Bologna. con Bologna, in una partita che obiettivamente l'abbiamo condotta, l'avremmo meritata, però è anche vero che poi negli ultimi 2 minuti, quando la Virtus si è messa a zona, non siamo stati capaci neanche di andare a recuperare un fallo, perché sarebbe stato sufficiente subire un fallo e avere 2 tiri liberi. Però abbiamo perso la partita più per demeriti nostri che per meriti della Virtus. Però in un momento di amarezza Caso stop ti è servito. abbiamo preso ancora più coscienza di quanto fossimo competitivi. E quindi siamo arrivati nel finale di stagione con questa convinzione. Poi c'è stata la malattia del Poz, che ha avuto una polmonite seria. Questo lo ha portato a non potersi allenare, a non poter giocare, e quindi nella parte finale della stagione abbiamo perso più partite di quante ne avevamo perse Fino a quel punto. fino a quel punto lì. Questo ci ha fatto chiaramente perdere il primo posto, quindi la possibilità di avere una bella in casa, con tutti i pensieri che ne conseguono, e oltre che perdere il primo posto abbiamo perso malamente a Treviso, dove effettivamente abbiamo
non ci siamo presentati, non ci siamo presentati. La domenica dopo abbiamo perso in casa con la Fortitudo Bologna. E quindi direi che siamo arrivati all'inizio dei playoff, insomma, con qualche incertezza, no? Coach, prima dell'inizio dei playoff c'è un episodio. È vero che lei abbandona un allenamento? Sai che non mi ricordo se è quell'anno o l'anno, no, ma o l'anno precedente. Sì, no, no, è una cosa che io ho fatto. Sì, no, no. Allora, ti dico, in termini temporali, Sì. l'ho fatto una volta, perché sono cose che danno efficacia se le fai una volta sola, se fai due Certo, volte perdono senso. perdono tutto. Però sì, no, è verissimo, infatti ho già accennato, no, al fatto di quanto non fosse facile poi, insomma, Certo. alla fine allenare certi personaggi, e quindi cosa fa un allenatore? A più riprese fa l'allenatore, no? Richiama, alza la voce, insomma, provoca, magari punisce con qualche esercizio punitivo, cose di questo genere qua, che però alla fine davano pochi risultati, e quindi non restava altro che, ritrovandomi magari in una situazione di quel tipo lì, a un certo momento ho avuto il colpo di genio, perché è stato un colpo di genio, e sì, quindi ho avvisato i miei assistenti, ho detto: state pronti, appena mi vedete andare via, seguitemi. E difatti così è successo. E siate via. Senza dire niente. E si è andati nel nostro spogliatoio. Eravamo qui al campus, no? E eravamo là negli spogliatoi. Dico: adesso vediamo, no? Le reazioni, quali saranno. E difatti, dopo un po', arrivano in delegazione alcuni giocatori. Ah, perché? Per come? Adesso cosa facciamo? Come, cosa facciamo? Cioè, per come vi comportate, potete fare a meno dell'allenatore, allenatevi. Sapete tutto, sapete fare tutto, siete grandi, allenatevi. Basta, finito lì. Cioè, senza fare Grandi cose. grandi cose, però devo dire che poi dopo, insomma, no, meno male che non c'è stata poi una volta successiva di dover ripetere una cosa del genere, perché poi, sinceramente, mi sarei sentito in imbarazzo io, avrei fatto scappare da ridere. Però una volta fatta così, insomma, sicuramente, insomma, ha avuto la sua efficacia, perché quantomeno apparentemente poi, insomma, le cose sono un po' migliorate. Ma vi racconto un aneddoto che non li conoscevo ancora, no? Questo primo anno. Giochiamo a Caspoggio un'amichevole. E succede che alla fine del primo tempo un giovane fa un tiro scriteriato, viene ripreso dal pozzo, e chiaramente interviene Andrea, e dice: ma come, no? Proprio tu, no? Fai rimproveri, fai... E cominciano tra di loro a battibeccare, a spintonarsi, a litigare. E io non li conoscevo ancora sotto questo aspetto qua, mi sono preoccupato. Andiamo negli spogliatoi, anche perché a Caspoggio, per andare negli spogliatoi, c'è una scalinata ripidissima. La mia paura era Che si che collassano giù. adesso. Andiamo negli spogliatoi, la prima cosa che faccio da allenatore, no, la mia autorità, dice: bene, Certo. allora, uno o due, fate la doccia, secondo tempo non lo giocate. E difatti loro Non l'hanno non giocato. hanno detto niente, così. Finiamo la nostra partita, a turno arrivano tutte e due per spiegarmi che loro si amano e che il loro modo di volersi bene è anche quello ogni tanto Di litigare. di sì, esatto, di contrastarsi fisicamente. Ed era vero, ed era vero. Questo è per dire, no? Certo. Che quindi voglio dire, non è che puoi pretendere che dai talenti puoi avere solamente le cose che ti aspetti tu, ma devi essere pronto anche ad aspettarti qualcosa che magari non è un po' normale, ecco, perché se non sono normali è proprio perché sono talenti. E quindi, insomma, in tutto questo, diciamo, aneddoti ce ne sono poi a
a non finire, non so, quel pozzo era sistematico che quando io lo toglievo dal Ti campo, tirasse la giacchetta. no, prima però andava in fondo alla panchina, andava a sfogarsi con Galeani e poi dopo si sedeva. Poi man mano che passava il tempo, cambiava posizione, E si veniva a avvicinava. sedersi sempre più vicino a me. Io ero in piedi davanti alla panchina e chiaramente lui, Veniva a tirare la giacchetta. la giacchetta, come Arrivo dire, tra l'altro, oh, posso? come Prego. dire, ci sono, no? Questo le prime volte, no? Poi io l'avevo capito e allora cosa succedeva? Che ero di era diventata poi una comica anche per tutto il pubblico, no? Perché se le aspettava queste cose qua. Quindi cambio, pozzo in fondo alla panchina, lamentarsi con Galeani, seduto là, poi pian pianino guadagnare posizione verso di me e man mano che io vedevo che lui guadagnava posizione verso di me, io adeguavo la mia posizione e andavo verso il fondo della panchina. Quindi voi, cioè, ma era divertente, cioè, alla fine Certo, certo. era divertente. No, e quindi insomma, in mezzo a Tutto tutto questo. questo, avevamo una squadra che aveva delle qualità morali, fisiche, atletiche, tecniche. Possibilità di variare questo fatto qua, io mi illudo, ecco, di essere stato quello che ha inventato, no? Che ha quantomeno ha portato in Italia i due lunghi perimetrali e alla fine ci ha dato ragione, perché nella finale con la Benetton, Incredibile. praticamente Santiago che dava sempre il suo contributo, però alla fine Sandro De Paul che marcava addirittura Rebraccia e fisicamente lo ha sovrastato. E Galanda, che chiaramente sfruttava la sua La sua abilità abilità da fuori. da fuori, e con poi Vescovi, Mrsic, penetrazione di Andrea, penetrazione del Pozzo. No, no, sicuramente una bella annata e un'esperienza che mi ha insegnato tantissimo, perché chiaramente nella mia formazione di allenatore, il fatto di aver allenato un gruppo così diverso dal tradizionale mi ha dato degli spunti per tante cose e soprattutto ho imparato tanto dal punto di vista della gestione del gruppo.